Operazione Craiova Clan, arrestati dai carabinieri di massa 13 rumeni per prostituzione e reati contro il patrimonio. Movimento 5 Stelle, in 500 in piazza ieri sera per Luigi Di Maio, ma il pentastellato non si presenta per formare il governo. Ed è polemica per quanto dichiarato dalla candidata sindaco Luana Mencarelli contro il presidente Mattarella. Cave di marmo, il comune di Massa avvia la regolamentazione dell'attività estrattiva nel territorio. Al via Banca Relvino, domenica e lunedì per la prima volta a Massa il premio enologico lunigianese. AIAS Onlus, l'associazione italiana assistenza spastici, festeggia i 50 anni di attività sul nostro territorio. A tutti buonasera, benvenuti ad una edizione del telegiornale di Antenna 3. Lo avete sentito dai titoli, apriamo il nostro telegiornale con la cronaca che ci segnala 13 arrestati e 5 indagati. Sono questi i numeri di Craiova Clan, operazione messa in atto dai carabinieri di Massa sotto il coordinamento della Procura e che ha portato allo smantellamento di un clan di rumeni responsabili del controllo del lungomare e delle prostitute, ma anche di reati contro il patrimonio. Sentiamo la cronaca nel servizio di apertura di Ilaria Borghini. Un vero e proprio clan formato da persone tutte di nazionalità rumena e legati da rapporti di parentela e affinità che negli ultimi anni dominava un tratto di costa e dettava le regole del mercato della prostituzione con l'uso della violenza e di intimidazioni. Sono 13 le persone arrestate ieri mattina all'alba dal nucleo operativo dei carabinieri di Massa e che ha visto coinvolti in un'operazione particolarmente complessa ed ampia ben 50 militari del comando provinciale, 20 automezzi, un elicottero ed unità cinofile del nucleo di Pisa. Un colpo importante, quello che è stato inferto contro la criminalità locale e che tra l'altro si colloca alle porte della stagione estiva e che restituirà maggiore serenità alle località costiere. Abbiamo chiesto l'impiego dei reparti speciali, in particolare del quarto nucleo elicotteri carabinieri di Pisa, che è l'unico che opera anche in modalità notturna con un sistema che si chiama NVG. Pertanto l'elicottero ci ha supportato fin dalle prime ore del mattino. L'attività di ieri è stata svolta a culmine di un'attività investigativa che è durata circa un anno, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Massa Carrara e coordinata dalla Procura della Repubblica. A termine del refertamento dell'attività di indagine, la Procura, condividendo le risultanze degli investigatori, ha poi richiesto le misure al Tribunale di Massa e il GIP ha emesso questa ordinanza di custodia cautelare. Il clan utilizzava un metodo di controllo del territorio molto stringente, molto oserei dire quasi militare. Alle ragazze venivano assegnate delle piazzole, ogni tentativo di sconfinamento o ogni intrusione nell'ambito di queste piazzole veniva poi avversato, contrastato e punito dai componenti del gruppo stesso. Dalle indagini è emerso che i membri del clan vivevano in luoghi poco abitati come casette e gronda, pagavano regolarmente gli affitti e si spostavano spesso per non destare sospetti. Avevano un tenore di vita medio-alto e gestivano importanti capitali grazie alle varie attività illegali. I proventi poi venivano trasmessi all'estero. Non solo favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, ma anche reati contro il patrimonio. Tra le accuse contestate, violenze, pestaggi e furti notturni, a discapito in particolare di esercizi commerciali. Vivendo nell'illegalità e non avendo nessuno di essi un'occupazione stabile, traevano i loro mezzi di sostentamento, oltre che dall'esercizio della prostituzione da parte delle donne del clan, anche dal compimento di reati contro il patrimonio. Reati contro il patrimonio, in particolare furti e spaccate in esercizi pubblici e anche in abitazioni private. Sicuramente abbiamo inferto un duro colpo a questo, in particolare a questo clan, che, dal quale poi prende il nome anche l'operazione, un clan molto potente, un clan familiare, perciò vincolato anche da un sistema di fitti contatti, di parentele, di affinità. Pertanto
A questo clan sicuramente abbiamo inferto un duro colpo e poi stanno proseguendo le attività per verificare anche altri soggetti che operano nel settore. I carabinieri sono adesso sulle tracce di altri 5 membri del clan che attualmente si trovano all'estero e stanno controllando tutta la documentazione di materiale sequestrato durante il blitz, messo in atto ieri a partire dalle prime ore dell'alba, materiale fondamentale per il processo. In 500 ieri sera hanno atteso Luigi Di Maio in piazza Garibaldi per l'evento organizzato dal Movimento 5 Stelle a sostegno di Luana Mencarelli, ma gli impegni di governo hanno impedito al pentastellato di venire a massa, presenti però molti altri rappresentanti. Per noi Benedetta Bianchi. Sono quasi le 21 quando Piazza Garibaldi inizia a riempirsi. Sostenitori e moltissimi curiosi attendono Luigi Di Maio, il cui arrivo era stato annunciato dal Movimento 5 Stelle di massa per l'Alziamo la Testa Tour con i big locali e nazionali del gruppo. Grande dispiegamento delle forze dell'ordine, costrette a chiudere parte del centro, a perquisire passanti e vietare la vendita di bevande ai locali in contenitori di vetro. 500 persone circa alla fine hanno riempito la piazza, la maggior parte proprio per ascoltare Di Maio, che però, impegnato a Roma nella definizione della lista dei ministri, a massa a sostenere la candidata Luana Mencarelli non è venuto. Ed è mancato anche Alfonso Bonafede. Sul palco sono invece saliti i deputati del Movimento, Maria Edera Spadoni, l'europarlamentare Tiziana Bighin, Gianluigi Paragone, il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, e poi il consigliere regionale Giacomo Giannarelli, il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, Riccardo Ricciardi, accanto alla candidata Mencarelli, acclamata con un coro. Politiche europee, la battaglia per l'acqua pubblica, il programma che mette al centro il cittadino sono stati gli argomenti affrontati dagli ospiti, sempre facendo presente come negli ultimi anni il movimento, da essere sbeffeggiato, è passato a governare. Oggi un settimanale tedesco ha scritto che l'Italia è un paese di scrocconi e sì, ci dobbiamo abituare a queste offese, mia cari. Del resto cosa volete? È soltanto l'ultima delle offese. L'Europa ha chiamato i paesi del Mediterraneo pigs, maiali, i paesi del Portogallo, dell'Italia, dell'Irlanda, della Grecia, della Spagna, quei paesi che si affacciano su quel Mediterraneo che ha tutto da insegnare ai signori del Nord Europa, perché la storia è passata nel Mediterraneo. Altro che pigs, altro che maiali, ma fanno bene ad avere paura. Perché noi cambieremo le cose. Di Maio ha pensato solo al bene del paese, ha fatto un passo indietro per responsabilità verso il gruppo e i cittadini, ha riferito la Spadoni, e ora puntano a conquistare massa. Cambieremo le cose, ha detto Paragone, basta regali a Confindustria, stoppa le lobby alle banche, il cambiamento non sarà immediato ma sarà profondo. E si è scatenata la polemica per quanto dichiarato ieri sera dalla candidata Mencarelli. Giustificandosi per l'assenza di Di Maio, ha detto: Mattarella mette i bastoni tra le ruote al nuovo governo e ci abbiamo rimesso noi. Sentiamo. Ce la fa venire, ha chiamato, ci aveva promesso che anche all'ultimo sarebbe scappato da Roma per venire qua. Ma le ore sono veramente convulse, stanno cercando di fare questo governo, stanno discutendo, stanno cercando la quadra sui ministri, stanno parlando con Mattarella, che ha deciso anche lui di mettere i bastoni tra le ruote, tutti quelli che può, per cui ci dispiace, ci abbiamo rimesso noi, però in compenso vi porto la mia squadra. Ci abbiamo rimesso noi. Sta facendo il giro del web il video di quanto detto ieri sera da Luana Mencarelli, candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle, mentre cercava di spiegare alla folla presente il motivo per cui Luigi Di Maio non era riuscito ad essere presente all'evento massese. Non certo intoppi dell'ultimo minuto o di chissà quale natura, ma perché impegnato con la lista dei ministri. Ci aveva promesso che anche all'ultimo sarebbe scappato da Roma. Stanno parlando con Mattarella, che ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote, tutti quelli che può, per cui
cui ci abbiamo rimesso noi. In compenso vi porto la mia squadra. Una frase riportata intorno alle 22:30, quando in piazza Garibaldi avevano già parlato molti esponenti locali e nazionali del Movimento 5 Stelle ed è scoppiata la polemica, soprattutto perché in molti hanno ripreso l'evento con video in diretta, immortalando anche quel momento. Inqualificabile, ignoranza manifesta delle funzioni del Presidente della Repubblica, contro l'articolo 92 della Costituzione, attacco al Presidente, vilipendio alla prima carica dello Stato, alcuni dei commenti che si sono scatenati sui social, anche se a onor di cronaca va detto che c'è chi difende la candidata e parla di attacco mediatico. E poi c'è qualcuno che timidamente chiede se erano in contatto, perché non hanno avvisato prima la cittadinanza. Vediamo insieme adesso il taccuino elettorale per sapere le proposte dei candidati a sindaco alle prossime amministrative del 10 giugno. L'offerta turistica di massa ha grandi potenzialità da sfruttare con la riqualificazione di alberghi, campeggi e stabilimenti balneari che con le opere di ripascimento avranno più garanzie per gli investimenti. Queste le parole del sindaco Alessandro Volpi sul tema del turismo e dei balneari. I dati sono chiari, afferma, nel 2017 oltre 57.000 presenze in più sul 2016. Siamo a quota 900.000 turisti. Per Volpi il turismo rilancerà la città di massa anche grazie alle opportunità offerte dal nuovo regolamento urbanistico e dai 24 milioni stanziati contro l'erosione. Da Gaia si può uscire il titolo dell'evento organizzato da Forza Italia e dal Comitato No Gaia di Massa. Il dibattito si terrà a Villa Cuturia Massa domenica 27 maggio alle ore 11. Presente all'iniziativa il candidato a sindaco alle amministrative di Massa per il centrodestra unito Francesco Persiani. Presente in veste di moderatore Stefano Benedetti, capogruppo di Forza Italia Massa e candidato al Consiglio Comunale. Riccardo Bardoni, candidato al Consiglio Comunale per Potere al Popolo, punta sulle politiche giovanili per migliorare la città. I giovani devono essere attori di questo processo, dichiara il candidato. Massa, spiega, è un bar a cielo aperto. Il sistema deve interloquire con esercenti, abitanti, scuole, genitori, istituzioni e gruppi giovanili, favorendo la relazione tra le parti. Primo obiettivo, sostiene Bardoni, è quello di creare un circuito dei locali virtuosi presenti sul territorio, che saranno premiati dall'amministrazione con sconti sull'occupazione del suolo pubblico sulla Tari. Il lavoro prima di tutto è lo slogan di Andrea Biagioni, candidato a sindaco di Area 2018. Per realizzare questo obiettivo Biagioni propone una revisione del consorzio della zona industriale Apuana per recuperare il suo ruolo positivo e propulsivo. Questa revisione, afferma Biagioni, obbliga ad una analisi puntuale dello stato delle aree ancora disponibili al fine di impostare, come per il settore turismo, un marketing territoriale mirato. È decisivo, conclude il candidato a sindaco, procedere alle bonifiche perché un territorio insalubre ed inquinato non attrae nuovi investitori. Continuiamo anche con altri appuntamenti previsti per domani, domenica 27 maggio alle 16:30 al Teatrino dei Servi ci sarà l'incontro con tutti i candidati a sindaco per le amministrative di Massa 2018 organizzato dai giovani del Rotaract di Massa Carrara. Sempre domani, domenica alle 19, il candidato a sindaco Alessandro Volpi sarà al Pomario Ducale con la sua lista Uniti per la città. Alle 21 invece il sindaco Volpi prenderà parte alla cena rinascimentale con gli studenti del liceo classico Rossi organizzata nell'Aula Magna. Lunedì 28 maggio Giorgia Meloni sarà a Massa per sostenere la campagna elettorale dei candidati al Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia e del candidato a sindaco Francesco Persiani. Alle 12:30 Giorgia Meloni incontrerà cittadini e simpatizzanti in centro a Massa al caffè Arpagaus in via Dante. La cittadinanza è invitata a partecipare. Domani, domenica 27 maggio alle 20, capogruppo al Senato per la Lega Gianmarco Centinaio interverrà a supporto del candidato a sindaco Francesco Persiani. L'incontro pubblico si svolgerà al Bar Tirreno sul viale Vespucci a Marina di Massa. Il senatore Centinaio è delegato al turismo per il partito di Matteo Salvini, oltre ad aver sostenuto una forte battaglia contro l'applicazione indiscriminata della legge Bolkestein nei confronti del commercio ambulante e dei proprietari
degli stabilimenti balneari. Il Comune di Massa avvia l'iter per i piani attuativi di bacino per regolamentare l'attività estrattiva in tutti i 7 bacini del territorio. Un occhio di riguardo alla sicurezza sul lavoro. Il Comune di Massa avvia i piani attuativi di bacino, uno strumento fondamentale per la gestione delle attività estrattive all'interno del territorio definito dalla legge regionale 65. Il piano disegna il quadro attuale, mette in fila le criticità e pensa ad un possibile sviluppo con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale. I bacini, su cui determinare i piani, sono 7, Montecavallo, Fondone Cerignano, Piastretta Sella e Monte Macina, Valsora Giaceto, Monte Carchio, Caprara e Madielle, Combratta e Brugiana. Uno strumento che servirà a garantire un'attività estrattiva maggiormente sostenibile per salvaguardare le Alpi Apuane come paesaggio naturale, ma anche per aumentare il ritorno economico locale attraverso lavorazioni di qualità in filiera corta. Non mancherà, dichiara il vice sindaco William Berti, attenzione al tema della sicurezza sul lavoro, che per le attività estrattive rappresenta una delle maggiori criticità. I piani attuativi, con validità decennale, dovranno essere prima adottati dal Consiglio Comunale, poi passare al vaglio della Conferenza dei Servizi in Regione e poi tornare alla definitiva approvazione in Consiglio. Per i piani, il Comune di Massa si affiderà alla collaborazione del Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena e saranno coinvolti i settori pianificazione e ambiente. Secondo l'assessore all'ambiente, l'operazione deve essere portata a termine in tempi stretti perché l'attuale normativa, in assenza di piani attuativi di bacino, limita l'attività impedendo il rilascio di varianti o ampliamenti alle autorizzazioni e rinnovi. Bilancio certificato e bollette tra le più basse in Toscana. Gaia S.p.A. risponde così alle affermazioni fatte durante il dibattito politico preelettorale a Massa sulla gestione del servizio idrico. Sentiamo Elisabetta Guenzi. La società Gaia S.p.A. in merito al dibattito politico che riguarda proprio il gestore del servizio idrico precisa che dalla sua costituzione non ha mai presentato un bilancio in perdita. Il bilancio certificato da una società di revisione indipendente, spiega Gaia, nel 2017 ha prodotto un positivo di oltre 800.000 euro che verrà interamente reinvestito in opere e iniziative di sostegno alle utenze vulnerabili. Per realizzare tutti gli investimenti necessari al territorio, precisa la società, il gestore ha richiesto ed ottenuto il finanziamento strutturato da 105 milioni di euro da parte di un pool di 7 banche. Inoltre Gaia S.p.A. precisa che si colloca per efficienza misurata in costi operativi per abitante subito dopo le due più grandi società toscane, Pubblica Acqua con 1,2 milioni di abitanti e Acque con 900 mila abitanti. Inoltre il gestore idrico sottolinea di condurre attività di spesa seguendo la normativa del codice degli appalti in piena trasparenza e concorrenzialità e gli investimenti dell'azienda, programmati tenendo conto delle criticità presenti sul territorio, sono approvati dall'autorità sovraordinata composta dai comuni dell'ambito. Le tariffe applicate dal gestore, continua Gaia, sono regolate dal ARERA e dall'autorità idrica e risultano tra le più basse della Toscana. Il gestore inoltre ribadisce di porre attenzione al tema della sostenibilità delle tariffe e a sostegno delle utenze più deboli. Tra le iniziative messe in campo dal gestore ci sono le riduzioni del 30-50% delle tariffe per coloro che hanno un determinato livello di ISE, le agevolazioni per famiglie numerose fino ad arrivare alla costituzione del fondo utenze disagiate finanziato con il bilancio per sostenere gli utenti il cui livello ISE è al di sotto del reddito di povertà. Quella che vedete sono le piantine aromatiche dell'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Acquistandole potete dare un contributo alla ricerca scientifica per trovare una cura a questa malattia e oltretutto sono anche veramente piantine aromatiche che fanno molto bene anche nei nostri piatti. Un piccolo gesto di grande valore, potete acquistare le erbe aromatiche domenica 27 maggio ad Aulla in piazza Craxi e a Gragnola nella piazza della stazione, a Pontremoli in piazza Italia e infine a Villa Franca e Lunigiana all'azienda agricola La Valle. E adesso guardiamo insieme un po' di pubblicità, poi le altre notizie. Sport.
cultura e giovani. Ecco tre punti fondamentali del programma di centrodestra. Parlami dello sport. Devi sapere che lo sport è importante non solo perché sport è salute, ma anche per la sua valenza sociale. Lo sport appiana le diseguaglianze, valorizza lo sviluppo sostenibile ed è motore di turismo. Se sarai eletto sindaco, cosa intendi fare per lo sport? Dobbiamo migliorare e ammodernare gli impianti sportivi esistenti, progettarne di nuovi per tutti gli sport di base, sostenere le associazioni presenti sul territorio e le loro iniziative. Dobbiamo pensare ai parchi e vere piste ciclabili anche per chi vuole praticare sport non agonistico. Insomma, il diritto allo sport deve tornare al centro dell'azione politica. Quindi, se vuoi cambiare, il 10 giugno vota per Siani. Coraggio, Massa! La veranda sul mare. Sole, mare trasparente, pranzi in veranda o all'interno. Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e il venerdì e il sabato anche a cena. A disposizione qualunque sera della settimana su prenotazione. Il ristorante, con la sua meravigliosa veranda sul mare, si presta a cerimonie, matrimoni, cresime, comunioni, battesimi e compleanni, anche con menù personalizzati per vegetariani e celiaci. Franco ed Elena sono a vostra disposizione per organizzare la vostra festa con menù personalizzati a partire da 20 euro. La veranda sul mare, all'interno del bagno Stefania, lungomare Levante 56, Marina di Massa. Telefono 338 756 27 74. Domenica 10 giugno, in occasione delle elezioni amministrative a Massa, vota Lega per Persiani sindaco. Fai una croce sul simbolo e scrivi Nicola Martinucci. Vinciamo insieme, ora o mai più. Prima della festa per zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet. Piante da sistemare, muri da tinteggiare, la parabola da montare. Già fatto. E come? Noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo. Resta solo la festa. Fatto anche questo. Ora manca solo zia Pina. L'hanno già noleggiata. Tutti possono rivolgersi a Italnolo. Forza ragazzi, cambiamo Massa. C'è bisogno di cambiamento in questa città. Massa è la città in cui viviamo, in cui vogliamo crescere i nostri figli. Quindi riportiamola al suo vero e originale splendore. Risvegliamo questa città dormiente, ristrutturiamo quei monumenti che di Massa ne sono il simbolo da secoli. Ricostruiamo la nostra Massa, facciamolo per i nostri figli, perché si meritano di vivere in un posto pulito. Il 10 giugno sulla scheda scrivi Bruno Tenerani. Da Brico Center è già estate! Non avete ancora visto cosa c'è di nuovo in negozio? Venite con me! Per rinfrescare le tue giornate, scegli il ventilatore che vuoi! E se per rinfrescarti un ventilatore non bastasse, fai un bel tuffo in piscina! E per mantenere pulita la tua piscina, qui abbiamo tutti i prodotti! Ma da Brico Center potevano mancare i fiori? Eh no! Eccoli qui! Da Brico Center trovi tutto, anche di più. E per quello che non trovi, chiedi a noi. Brico Center, Massa, via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Per continuare con impegno e serietà al servizio dei cittadini, scrivi Lazzarotti per Sergio Menchini Sindaco. Prima Bancara il Vino, domani e lunedì per la prima volta a Massa il premio enologico nato 35 anni fa a Mulazzo, stand di produttori in Piazza Aranci per l'intera giornata di domani, mentre lunedì è riservato agli operatori di settore.
Domani è lunedì 28, per la prima volta a Massa si terrà un'anteprima del Bancarel Vino, il concorso enologico nato a Mulazzo 35 anni fa. Sarà un'occasione per assaggiare e degustare i vini lunigianesi e anche della zona di Luni e della provincia di La Spezia. Per i visitatori sarà possibile acquistare il calice al costo di 10 euro comprensivi di 3 coupon degustazione e acquistare dei produttori che per l'intera giornata di domenica saranno in Piazza Aranci. La giornata di lunedì invece a Palazzo Ducale dalle 14 alle 19 sarà dedicata agli operatori del settore. Saranno inoltre selezionati i vini che parteciperanno alla fase finale della 35esima edizione del Bancarel Vino dal 2 al 5 agosto a Mulazzo. Una giuria selezionerà 15 bianchi e 15 rossi anonimi che saranno scoperti solo in finale. Il nuovo appuntamento è in collaborazione con l'amministrazione massese, enti e associazioni del territorio e il giornalista e direttore artistico Marco Bellentani. La forza del Bancarel Vino è nel suo legame con l'altro importante premio lunigianese, il premio Bancarella. I produttori sono aumentati nel corso degli anni, arrivando a rappresentare 14 comuni della Lunigiana. Storicamente l'evento è stato un mezzo di promozione per i Colli di Luni e dei Colli di Candia, per la IGT Val di Magra, la IGT Toscana e la IGT Costa Toscana. L'Associazione Italiana Assistenza Spastici AIAS festeggia i 50 anni di attività nel nostro territorio con una 2 giorni a Villa Undulna con tutte le sezioni italiane dell'associazione. Oggi il convegno sul terzo settore, una realtà vasta che ricomprende gli enti che operano all'interno del no profit. Ascoltiamo le interviste che abbiamo realizzato a Salvatore Nicitra, presidente nazionale AIAS, e Antonella Petrocchi, vicepresidente AIAS, sezione di Massa. L'associazione AIAS è un'associazione presente nella nostra realtà nazionale da tantissimi anni, però a livello territoriale, quindi nella nostra provincia, stiamo parlando di 50 anni. Offre tantissime attività. Quali sono nello specifico? Le attività che si prefigge come mission l'AIAS sono istituzionalmente tutte volte al mondo della disabilità, perché comunque la nostra è un'associazione di familiari che sotto la spinta e le esigenze di gente che vive sulla propria pelle quotidianamente determinati problemi, determinate realtà, ha avvertito l'esigenza già da oltre 60 anni di riunirsi, mettersi insieme per fare forza, per provare a portare avanti ciò che ieri era impensabile, arrivando fino ad oggi a tutto ciò che è l'integrazione sociale, la riabilitazione, l'integrazione scolastica, tutti i temi di fortissima attualità e che comunque non hanno mai sì un inizio ma una fine, perché purtroppo le barriere e gli ostacoli che si frappongono ogni giorno a tutti i nostri ragazzi sono sotto gli occhi di tutti. La sezione di Massa festeggia 50 anni di attività e anche qui loro hanno prevalentemente un'attività di natura riabilitativa, sia domiciliare per anziani e adulti che anche di semiresidenziale e ambulatorio, sono specializzati nell'età evolutiva e di concerto con la locale ASL fanno anche screening neonatale su bambini prematuri. Ed ovviamente è troppo ovvio che la diagnosi prematura consente un approccio riabilitativo immediato e quindi più efficace per soggetti che ne possono avere i maggiori benefici. Quali sono i risultati che sono stati raggiunti nella nostra realtà territoriale? I risultati sono stati tanti, perché prima viene individuata la patologia e prima si riesce a intervenire sulla cura e quindi sono tanti i risultati che si riescono ad avere. Questo in campo neuropsichiatrico. Ovviamente AIAS non si è fermata solo al campo neuropsichiatrico, perché comunque tutte le problematiche neurologiche comportano poi problematiche neuromotorie e da qui i nostri fisioterapisti eccetera eccetera ovviamente hanno sempre dato il loro contributo per migliorare qualsiasi cosa, soprattutto l'obiettivo è sempre migliorare, oltre che riabilitare il paziente, nei casi più gravi la riabilitazione comporta un miglioramento nella qualità di vita del paziente, perché sennò ci sarebbe un peggioramento. Da anni abbiamo approcciato anche i percorsi, quindi di tutte quelle che vengono chiamate le DSA, quindi dalla logopedia, abbiamo cominciato a strutturarci in una maniera molto importante su questo settore.
e da diversi anni abbiamo anche una convenzione con INAIL, visto che la nostra zona è una zona in cui gli infortuni sul lavoro, sia nel campo delle cave che nel campo della cantieristica, comportano infortuni molto importanti. Abbiamo questa convenzione e quindi facciamo riabilitazione proprio ortopedica per questi pazienti, con dei risultati molto importanti. Altra cosa, stiamo collaborando bene con il Sant'Anna, abbiamo fatto un progetto che è durato diversi anni, che adesso ormai è già attuato e va avanti da 2 anni, sulla realtà virtuale. Abbiamo preso delle macchine in base alle quali i pazienti fanno degli esercizi passivi, quindi parliamo di persone che sono motoriamente non abili, quindi problemi di paresi, che però si movimentano ovviamente passivamente, e con Sant'Anna abbiamo fatto una collaborazione dove sono proiettati tramite un casco e degli occhiali particolari in una realtà virtuale. C'è tutto ovviamente un filmato nella nostra zona che quindi mette in evidenza, anche proprio viene proiettato il paziente nelle montagne, al mare, e questo serve per captare tutte le onde cerebrali, quali possano essere gli influssi benefici o no di questo strumento, e da lì viene sempre perfezionato. Adesso abbiamo altri progetti che stiamo sempre facendo con Sant'Anna, sempre l'obiettivo è di migliorarci, la qualità deve essere il massimo. Domenica 27 maggio, dunque domani alle 14 al Parco di Ricortola, si svolgerà la Festa della Democrazia e della Libertà, organizzata dall'Associazione La Cerbaia con il patrocinio dell'ANPI di Massa, per celebrare il 3° anniversario dell'intitolazione del parco ai martiri dell'eccidio nazifascista del 13 giugno del 1944 di Forno. Tutta la popolazione è invitata a partecipare. Lunedì 28 maggio alle 10.30 a Palazzo Ducale verrà inaugurata la mostra itinerante storico-documentale La Grande Guerra, curata dallo Stato Maggiore dell'Esercito. E ancora lunedì 28 maggio alle 18, la Proloco di Marina di Massa invita i cittadini alla passeggiata della salute, con la partecipazione della sezione dei veterani dello sport di Massa e della sezione provinciale della LILT, che hanno organizzato l'incontro. Il ritrovo è all'entrata del Parco dei Conigli di Marina di Massa, lato Frigido. Vi informiamo che la passeggiata non prevede costi per i partecipanti. Siamo alle previsioni del tempo, il nostro bollettino meteorologico. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per domenica 27 maggio. Cielo sereno, poco nuvoloso, con delle temperature in aumento, i venti sono deboli e il mare quasi calmo. Lunedì 28 maggio. Leggera nuvolosità nell'arco della giornata, con chiarite dal pomeriggio. Temperature stazionarie e mare quasi calmo. Tendenze ai giorni successivi. Ancora temporanea nuvolosità. Poi un ritorno a un tempo e un clima nelle medie stagionali. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.meteobuone.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo. Siamo in chiusura, grazie per averci scelto anche per questa settimana. La nostra edizione torna la prossima settimana. Una buona serata, buona domenica e arrivederci lunedì.